Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Edo e oggi siamo qui in un nuovissimo episodio di Quella volta allo stadio. Per la prima volta in questa serie parlerò di una cosa di una partita che non ho visto direttamente allo stadio, ma ho visto da casa e poi c'è stato un particolare avvenimento. Avete già capito dal titolo, si tratta di Lumezzane-Novara 0-1, la partita portò il Novara direttamente in Serie B, senza passare da playoff, e la Serie C di l'ultima volta prima di questi 2 anni. È stata una bellissima emozione, io mi ricordo con molto piacere, è stata una delle prime veramente belle, bellissime cose. Ci sono tante cose che ho visto belle del Novara, bellissime, ne ho viste poche. Cioè, ovviamente io non mi ricordo benissimo la promozione in Serie B, in Serie A dalla Serie B, però comunque adesso state più forti, però comunque anche quella era una bella cosa, perché dalla Serie C, come stiamo vedendo in questi anni, è difficile uscire. Noi adesso ne dobbiamo fare già il terzo, lì ne abbiamo fatto uno e ci avevamo pure fatto tolto 3 punti di penalizzazione. Nonostante ciò eravamo arrivati primi a pari merito con Bassano, e grazie in virtù degli scontri diretti con un gran 2-1 in casa del Bassano, arriviamo noi primi. Con la partita diciamo che c'era molta tensione. Il Novara doveva vincere assolutamente perché il Bassano giocava, mi sembra, in casa con una squadra abbastanza simile, forse il Monza prima di fallire, non mi ricordo. Comunque vinse 3-1 il Bassano, quindi il Novara noi avevamo il fiato sul collo perché decidevamo noi, eravamo noi gli artefici nel nostro risultato. Se vincevamo, vincevamo. Se perdevamo, con molta probabilità ci scavalcava. E infatti fu così. Perché vincemmo e Bassano a 74 punti, 74-74, mi ricordo ancora. Il Novara passò con un gol di Corazza. Adesso non mi ricordo bene come, quando, il gol nella partita, però ciò che mi ricordo era il nervosismo del Novara che cercava a tutti i costi il gol. E ad esempio c'era il raccattapalle del Lumezzane che ha dato per 2 volte, due raccattapalle ha dato per 2 volte la palla, quindi 2 palle in campo. E a un certo punto, se un collaboratore di Toscano, ci faccio salire, poi ne parliamo, e si alzò e andò a gridare contro questi due ragazzini lì, uno solo, perché comunque c'era nervosismo. Poi Novara riuscì a sbloccare la partita, il Lumezzane non era tutta questa gran squadra. Comunque riusciamo a portare a casa il risultato. Ci fu una piccola festa lì al campo del Lumezzane, ma la grande festa fu la sera a Novara. Adesso la piazza, non vorrei dire cavolate, forse piazza Puccini, se non sbaglio, sì, è piazza Puccini, che sarà un palco. C'era mio papà che era lì vicino a fare le foto, ero più lontano e vedevo appunto la festa. Era comunque un bel momento. Prima il pomeriggio eravamo tutti. Si era tutti in piazza Martiri, però solo i tifosi a festeggiare. C'ho ancora la bandiera, ce l'ho lì. È veramente anzi, ve la vado a prendere direttamente, guardate. Eccola qui la bandiera che comprai quel pomeriggio. Un bellissimo ricordo anche questo. Purtroppo non sono riuscita a farmi l'autografare, ma fa niente. Novara, se non so se leggo, Novara e con la B gigante, boom. Un bellissimo ricordo, appunto, dicevo, c'è stata una grande festa, ma c'ho secondo me, il più grande rimpianto, perché Serie B dopo sì, mi ha fatto bene, ma secondo me bisognava tenere il mister della Serie C, perché dopo una bella promozione il mister bisogna tenere, perché comunque avevamo dei giocatori che avevamo rifatto tutta la squadra, e i giocatori non erano male, erano dei buoni giocatori, c'erano giocatori che erano rimasti, giocatori che erano andati via, giocatori che stavano creando un po' simbolo come Evacuo, e giocatori che invece poi sono spariti, come il portiere Tozzo. Boh, a me sembra molto buono, poi boh, non so cosa è successo, magari mi sbaglio io, però forse ha giocato 2 stagioni o una sola. Boh. Comunque ragazzi, ditemi se voi c'eravate in quella bellissima festa. A Lumezzane forse non so se c'eravate, ma se siete novaresi d'Occa, quella festa dovevate esserci. Iscrivetevi al canale per una prossima storia e lasciate un bel like, arriviamo almeno a 10-15 like, condividete con tutti i vostri tifosi novaresi su qualche
pagina Facebook, Instagram, condividete. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bene ragazzi!